It's a legend on the Phoenix. Last week's beginnings. What keeps the planet spinning? The first love beginning. Love. E rieccoci amici di On The Video, questa bellissima sigla naturalmente per cambiare nuova stagione, la stagione On The Video 2.0. Abbiamo voluto fare una sorta di camminata per la città di Crema, siamo giunti naturalmente nei nostri studi, naturalmente squadra che vince non si cambia, potete naturalmente già vederla al mio fianco, la nostra bellissima Valentina. Ciao Vale! Ciao Claudio! Tutto bene? Tutto bene! Belli carichi per questa stagione nuova, ok, la regina naturalmente non l'abbiamo cambiata nemmeno loro, sia il buon Pierre che il buon Gabri ci sono ancora anche quest'anno, vediamo se si salutano subito, aspettano un attimino a salutarci, ragazzi. Ci sono. Ci sono. Ok. Sono pronti anche loro. Sono pronti anche loro, quindi a questo punto partiamo subito col primissimo ospite di questa nuova stagione di On The Video. Ci è venuto a trovare il rapper Tofa. Ciao Tofa. Ciao ragazzi, ciao. Bella, ciao Claudio, ciao Valentina. Sono mega preso bene di essere qua, sono contento e... E siamo contenti anche noi allora. Ottimo, tempo. Ottimo. Poi non so se avete già visto, amici da casa, il nuovo studio un po' più musicale, diciamo, rispetto all'anno scorso. Questi adobbi molto particolari fatti naturalmente da noi, perché happy, non è happy. Proprio così. Bavando le ciance, partiamo subito con la primissima domanda. Il nome però, il Tofa, cioè, spiegaci un po' il perché di questo. A bollino rosso la trasmissione. Teoricamente no, quindi... Teoricamente no, ok, no, perché in sintesi Tofa... Diciamo in slang, se si può usare questa parola senza sembrare stupidi, sta per fatto, il classico fattone della compagnia, e quando avevo 18 anni mi chiamavano così e io ho detto perché non prenderlo come rap name, così tutti mi chiameranno con il nome che io utilizzo e tac. Come ti sei avvicinato al mondo del rap? Allora, innanzitutto come ascoltatore, avevo circa un 14-15 anni e sono partito dalle robe base del momento, come gli Articolo 31, diciamo la musica che in quel periodo c'era a livello di rap, e solo successivamente mi sono accorto di voler proprio mettermi in gioco, circa 18 anni, e mi sono messo un po', diciamo, a tentoni, a provare, e poi man mano che ti butti in mezzo, conosci gente, tutto un... chi fa fa. Ok, e da quanto tempo fai rap? Sono no, così adesso si capisce quanti anni ho. Sono 12 anni che faccio rap. Tra poco vedremo il video dal titolo Resto Comodo, vuoi parlarcene un po'? Diciamo il mio brano a cui sono più affezionato, nonché il mio cavallo di battaglia, così si può dire, il mio video più famoso. L'ho vinto vincendo il BPM Freestyle Contest, la prima edizione, che è un contest di freestyle abbastanza importante a livello nazionale. Che dopo naturalmente addentreremo anche in quel discorso. E ho vinto l'opportunità di girare un video, è stato il mio primo video, il pezzo abbastanza... Boh, ci sono molto affezionato, gli voglio bene. Ok. E quindi, video! Da Bongland, squilli di trombe per le 3000 tronche. Non è esattamente il rap che volevi te. Tu mi dici come la vivi, man, ma è la viva al limite. Pago il mutuo di un buco, bevo pozioni di un drugo. Ho i miei schemi, cerco i problemi su Google. Fuori più brutta di Smigol, a quanto dicono. Ma non è una schifezza, provo sprezzo del pericolo. Libido da livido, il traguardo dietro un vicolo. L'equilibrio di un sobrio ma perennemente in bilico. Non ho stati d'ansia perché li tengo sempre lontani, tenendo la pressione bassa. Io baby faccio sul serio, credi nel keep it
geometria. Cercare il principe azzurro uccide la fantasia. Dico sempre quello che penso, quindi in un certo senso, se dico che sei stronza non è colpa mia. Che c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. Che c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. Ho avuto sfide, singolare tensione, ma ho fatto attenzione, ma scrivo in stazione. Mi faccio un sacco di seghe perché ho bruciato le streghe. Io vivo psycho, santa inquisizione. Oh, è regolare, man, tutto ok. Mi tocco quando è notte fonde, sto pensando a lei. Ci vado sotto con le bici, per questo non vado in crisi. Ci sono cose che non dico nemmeno ai miei amici. Esorcizzo la morte dando vita a parole. Il tempo che scorre non mi fotte, io picchio più forte. Se d'altronde cavalco le onde e tiro bestemmie alle stelle, ma nessuno mi risponde. Sono storie corte e trascorse, io fumo i miei forse e conservo i miei sogni dentro alle borse. Perché dormo un po' troppo poco, il traffic e i bobilotto. Sono uno scarafaggio nell'acquedotto. Che c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. E c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. Da piccolo leggevi 15, pure se minimi micro psycho atteggiamenti autistici. E poi ops, a lavoro il direttore non capisce, già le fisso, gli occhi rossi sono ciclopi degli X-Men. Stessi percorsi, stesse spinte, pure se il mondo finisse non inverto il suo asse con calci e le tibie. Voi che dite, rischio la gastroenterite, tenga a mente bene impresso il senso delle mie ferite. Le ho sentite, le risposte le ho smarrite, quante pallette di merda assomigliavano a pepite. Pure no, ne perdo il senso se ci penso troppo tanto, faccio acqua da tutte le parti, ci sto negando. Se poi succede che provando, cedi il pavimento su cui io stavo ballando, mi raccomando. Ma d'altra parte mi capita di stare a testa in giù a rimuginare manco fossi Peter Parker. Che c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. Che c'è che non va di diverso dal solito? Io ad ogni modo resto comodo. Ti sento e non ti vedo come fossi ad un citofono. Riempio il fiato di banca e soffio il flow dentro al microfono. E rieccoci dopo aver visto Resto Comodo. Siamo comodi anche naturalmente noi, continuiamo questa chiacchierata con il Tofa. Hai parlato prima del BPM Freestyle Contest, vinto nel 2012, esattamente. Parlaci un po' di questa esperienza e la sensazione che hai provato a vincere. Diciamo che è stato un po' il mio anno fortunato, il 2012. Avevo perso la finale dei campionati lombardi del Tecniche Perfette, ho iniziato un po' a farmi vedere, ho vinto il BPM. L'anno dopo ancora sono andato abbastanza forte, ho fatto lo sponsor per la Puma insieme a Marrakesh Moreno per il Frio Style Tour, esibizione. Sono finito sul sito della Puma, mi sono gasato un sacco. È stato un po' il mio anno d'oro e oltretutto in quella finale del BPM c'era un live di Emischilla, quindi comunque è stato pieno, invasato di gente, è stato proprio piacevole, un bel ricordo. C'è un rapper a cui ti ispiri? Allora, devo essere onesto, a me piace pensare e dire che io non mi ispiro a nessuno, ma da sempre, spessissimo, mi dicono che io un po' Fabri Fibra ce l'ho. E ti dico, siccome è stato comunque un po' il mio primo amore, io seriamente, io non copio, però probabilmente, non lo so... Mi è stato detto più volte, non è che tutte le volte mi dicono però quando mi è stato fatto un accostamento mi hanno detto, mi ricordi? Vagamente Fibra, ok. Nel 2012, restiamo, visto che è il tuo anno fortunato a questo punto, è uscito anche il tuo EP. Dal titolo, vediamo se riesco a dirlo perché una volta gli sciogli lingua, Ocularitmetica, giusto? Ocularitmetica, sì. Ok, vuoi parlarcene un po' di questo EP? Allora, il titolo è incomprensibile e non è colpa mia, okay. Perché... sempre casualità, 2012 ero venuto qua a Crema a suonare nella città d'Argent Amico, il noto rapper, e io avendolo fermato, finito il live, insomma, ho cercato di tirarlo un po' in mezzo, gli ho parlato di sto disco e lui ha tirato fuori questa parola, neologismo, e io da mega fan ho detto, sarà il titolo per forza. Cioè. Il live che ti ha emozionato di più? Il live che mi ha emozionato di più, e non si dovrebbero dire queste cose che poi perdi di credibilità, è stato a uno school party,
Questo 2 anni fa, alla chiusura delle scuole, uno school party allo Zanzibar con tanto di schiuma, ed è stato il live che mi ha emozionato di più, perché per la prima volta ho visto gente che non conoscevo e più di 5-6 cantare i miei pezzi, proprio poter fare la classica mossa che ti fai in camera o ti fai al bagno davanti allo specchio. L'ho potuta fare davvero e a me ha gasato un sacco. Perfetto, tra qualche istante vedremo però appunto un altro video dal titolo Poca Roba. Vuoi parlarci un po' di come nasce questa canzone? Non usciamo più da sto cerchio, perché anche questo video l'ho vinto al BPM Freestyle Contest, anche fa parte dello stesso progetto con l'Aritmetica IP di cui faceva parte Resto Comodo. È un po' diversa come aria, è un po' più di settore il pezzo, anche se io tento di mantenere sempre un'atmosfera fresca e per tutti. Non mi piace fare il rap per i rapper, lo sanno già. Mi piace fare un rap che, se lo ascolta tua mamma, dice oh, bravo. Che bravo. Poi se sentono i rapper sta cosa mi insulta. Si dissano tutti. Sì, okay. Fa niente, non abbiamo paura. Perfetto, allora a questo punto ce lo ascoltiamo e ce lo vediamo insieme. Poca roba. Quando non c'è più bamba nel piatto, su di cloche, double force, io la lingua di acciaio inox, rinchiudo parole come a Fort Knox. Fai le rime copiando moce ed usi Wikipedia, la cosa mi scoccia e non perché sono sopra la media. Mediamente ti sorpasso in piega e più pubblico non mi frega, nelle battle ti spiego che sei una mezza sega. Qui esco alla crema, rap e spacco, cacco il tuo sistema, adesso è troppo scarso, ti sistema e non senti un problema, indipendentemente dal fatto che è una scena oscena. Grazie al cazzo nulla si distrugge e nulla si crea, la chiudo sempre a modo mio ed è questo che ti sfasa. Nel mio caso non le chiuse, è solo la porta di casa. Sono tecnico e eclettico e tuo zio sistema ti ignora che quando rappo ti spetti. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, troppo poca roba per la combo batte di topa. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, sei troppo poca roba per la combo batte di topa. Poca roba, boba, bioffa più topa, non parliamo della tua strofa, lascia perdere il rap, sì ma fallo, fatti di che te date all'ippica come cavallo, ho lo stile del sei in the brain, solo rime, niente pasta e cocaine. Sei un perdente, advanced pain, pistola laser, dovresti fare il loser game. Dei tempi in cui spreggi di click in the game, le cavi il culo e non snicciavi my name. Ora potrei pubblicare le mail per far vedere a tutti il babbo che sei. In verità sei poca roba per darmi fastidio, troppa coca, troppa foga, perciò non ti umilio. Finché la lingua parla, sei così poca roba che non si riesce manco a misurarla. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, troppo poca roba per la combo batte di topa. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, sei troppo poca roba per la combo batte di topa. Set l'attore, visual da porno core, avvisa se ti ritiri che i miei cruci facciamo un festone. La carta straccia con le braccia dentro al barbecue, giù con due palleggi e dai la colpa alla scarpa. No che non attacca, bridge contro superata, chi non divizzo ogni qualvolta fai il tuo rappa rappa. Smi sul beat, fai presa sopra la massa, l'italiano medio scemo ed è normale che il tuo rap lo spacca. Situazioni tragiche dette su tua fatica, pisciato nudo in piazza come il mannequin pissi. Legend street, fermati in auto dai caramba, la bamba nella mutanda, vanno 12 verbali e noia da campagna. M.O.S. finesse, lungo la paulese, mentre tu sei sosta al Mac, pata con la maglione. I miei bagai fanno guai con gli spray, non ci stai dietro, bye bye, lasci i tuoi resti indietro. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, troppo poca roba per la combo batte di topa. Se nella vita tu sei poca roba, con il micro e con la tipa tu sei poca roba, non mi fai perché sei poca roba, sei troppo poca roba per la combo batte di topa. Eccoci dopo il video Poca Roba e adesso voglio parlare un po' di un laboratorio che hai fatto con i bambini. Che figata assurda, che figata assurda. Io proprio, essendo l'antitesi del gangster rapper cattivo, adoro i bambini e mi sono divertito un sacco. Un'iniziativa col comune di Crema e la colonia Seriana, e ho fatto un breve laboratorio di rap che poi è finita con bambine e bambini di 8-10 anni che mi sfidavano in freestyle e io non sapevo veramente più che pesci pigliare, però è stato bellissimo, fantastico. Ok, e le prossime date? Allora, prossima data importantissima, soprattutto se siete della zona, ma anche se siete da fuori. 19 settembre al Crema Arena ci sarà Live di Nitro,
nel Machete Crew, e io sarò in compagnia di Snack Mates, una crew di rapper cremaschi e non solo, molto attiva nel territorio, che comprende vari elementi tipo il buon Cuzza, che mi ha anche accompagnato. Ciao Cuzza. Salutiamo Adel, Bracca, insomma un po' la scena, lo zoccolo duro della crema rap. Saremo sul palco a fare l'apertura a Nitro e venite anche voi. Oh, siamo liberi, volentieri, se no vi faccio un diss. Ecco. Ah, allora sveniamo, perché sennò è pericoloso subito. Ricordiamo ai nostri amici dove possono contattarti e possono rimanere aggiornati sulle tue date. Perfetto, allora io ho una pagina Facebook che è www.facebook.com/StefanoIl2LTofa, tutto attaccato. Okay. Su Twitter o su Instagram, TofaIl, invertito, sempre con due L, mi trovate. E poi, se non sbaglio, hai anche un sito internet, giusto? Ho anche un sito internet, bravissimo, ti assunto manager, che è www.il2ltofa.it. Ok, i contatti ce li hai detti. Ultimissima domanda, perché comunque tra poco vedremo il tuo ultimo video, che c'è proprio dal titolo, per l'appunto Vado Via. Parlaci a loro in questo video, non dimmi che ne vinto anche questo BPM, però. No, okay. No, no, esatto, esatto, rinfreschiamo un po'. Che è un ultimo progetto. La vasca, esatto, è un progetto al quale ho preso parte, che non è mio, è un progetto, diciamo, se si può dire, piuttosto particolare, nel senso che c'è questo crew di Milano che si chiamano Lupara Project e hanno fatto un disco cercando di tirare in mezzo la scena, diciamo, un po' più dell'interland milanese, così ci sono io, Nerone, altri rapper, freestyler, e sono tutti pezzi fatti non su una base musicale, ma c'è un ragazzo che fa il beatbox, cosiddette, okay, le basi con i suoni con la bocca, okay, come direbbe mia mamma, la musica con la bocca, è un passo particolare. Ok, allora a questo punto ci vediamo il video Vado Via, ma naturalmente voi non andate via, amici da casa, perché poi rientriamo con On The Video, abbiamo una piccola sorpresa per voi. Bello. Video. Bene ragazzi, Orso, Pippo Man, Kevin Hart dietro la cinepresa, Lupara Project, con il pezzo Vado Via, featuring il Topa, versione live, Vicolo Studio, mettete like alla nostra pagina e soprattutto condividete i nostri video. Se vi piacciono. Yeah. Bella Pippo Man. Facce grigie, faccio le valigie, finché un fuggire, scirsene con stile, e su sta fine nulla da ridire. Ah, chiama la verità ma sposa le bugie. Facce grigie, faccio le valigie, finché un fuggire, scirsene con stile, e su sta fine nulla da ridire. Ah, chiama la verità. Ed è singolare tipo come io col mio nemico condivida più cose in comune di un qualunque amico. Il tempo ci trasforma in desaparecidos, di un ricordo non capisco, incornicio solo il negativo. Mi dico prendi un volo e fuggi tipo Brooklyn, reinventati nuovi tuffi in un fiume di sconosciuti. L'amore porta lontano, a volte dubbi mentre l'odio se porta lontano, lontano da tutti e lo sappiamo. Il sogno di un piranha è farsi squale su, diciamolo, quanto è buona l'acqua di Milano. Vorrei rescindere il contratto del mio tempo col denaro, perché il valore di un secondo non è mai proporzionato. E me ne vado, passo e chiudo sopra un treno in cui ho scritto dietro vaffanculo, un saluto ed un augurio a te che qui rimani, non aspetto che ritorni ieri, benché meno un domani. Facce grigie, faccio le valigie, finché un fuggire, scirsene con stile, e su sta fine nulla da ridire. Ah, chiama la verità ma sposa le bugie. Facce grigie, faccio le valigie, finché un fuggire, scirsene con stile, su sta fine nulla da ridire. Ah, chiama la verità ma sposa le bugie. È tanto tempo che non siamo tristi, io ci sto dentro ed è passato tanto tempo da che ci siamo visti. Non è
una fuga e né un allontanarsi. E che ho pensato fosse meglio compiere dei passi più che compatirsi. Te lo ricordi o no? Mi chiamo Stefano, è meglio se ora vado, poi ti telefono. Cazzo che fatica, tocco il fondo e grido non ci credo. Che qui ogni passo è una vita e ogni persona è un metro. Al modo me lo invento per tirare contro vento. Qui fai conto ogni cosa che ottengo, dopo ne perdo 100. La gente parla in fretta, Paolo Bonolis. Nessuno ascolta e muori, ora pro nobis. Poca rincorsa, Peppe Signori. La vita è corta, t'aspetto fuori. E alla sostituzione non faranno i cori, e ogni emozione non ricuciranno i cuori. Facce grigie, faccio le valigie, hey. Più che un fuggire, scirsene con stile. E su sta fine nulla da ridire, hey. Ah, chi ama la verità ma sposa le bugie, hey. Facce grigie, faccio le valigie, più che un fuggire, scirsene con stile, hey. Sta fine nulla da ridire. Ah, chi ama la verità ma sposa le bugie. Bella Pippo Man, prenditi il tuo spazio. Yeah, Lupara Project, Tofa. Supportateci raga. E dopo vado via, ci fai un freestyle proprio qua sul momento? Proprio così su due piedi? Sì, dai, vai. Va bene, ok. Oh, un saluto a casa a mia mamma e mia nonna. Tieni le gambe chiuse o ti guardo sotto la gonna. Oh, mi riconosci Valentina vestita di blu come la fata turchina. Sono il Tof e te lo dico in rima. Ed è un saluto a tutti quanti, te lo faccio in gaudio. Al tuo di fianco vedo seduto Claudio. Oh, mi riconosci quando rappo sono un figo. Faccio il divo, siamo in trasmissione on the video. Mi riconosci vado via come il mio pezzo. Siamo in TV, Crema e Lombardia e non a prezzo. Mi riconosci col freestyle, resta comodo. Io ad ogni suono qui è metodico. Tengo il tempo come fossi un metronomo e sono troppo mecciato con il microfono. Beh, io farei un applauso a Il Toma perché veramente ne abbiamo avuto i rapper l'anno scorso, ma bravi come Il Toma sinceramente pochi. Dai che divento rosso e poi non mi vedono più, sono uguale alle pareti poi. Prima di salutare Il Toma, amici da casa, abbiamo un altro appuntamento da ricordarvi, perché il 2 settembre a Scannabue si terrà lo Scannarock. Quindi a questo punto mandiamo il promo dello Scannarock e poi naturalmente rientriamo per i saluti, perché anche la prima puntata purtroppo è quasi giunta al termine. Quindi promo Scannarock e poi ci vediamo subito. In un'epoca in cui anche i migliori artisti lasciano le loro passioni per lavorare sodo, solo un evento può cambiare le cose. Miro tu, su felle, ve su una Scannarock. Damn. Andiamo! Uè, giardiniere, vieni allo Scannarock! Il 12 settembre, all'oratorio di Scannabue. Oh, elettrico! Vieni allo Scannarock! Con quattro band emergenti, i The Jammies, i The Last Bags, i Salted Biscuits e i Lord, non mancare! Oh, aspettatemi che vengo anch'io! E eccoci dopo aver visto il video di Scannarock. Naturalmente noi vi invitiamo tutti, amici di On The Video, a venire allo Scannarock. Anche quest'anno presenterò io lo Scannarock, quindi se volete anche vedermi dal vivo, fare due chiacchiere, sarò ben disposto a tutto. E naturalmente ci sono bellissime band anche quest'anno, ci sono i Lux Backs, che sostanzialmente sono la band principe di questo Scannarock. E naturalmente, come avete visto dal promo, ci sono altre tre band che sicuramente vi faranno passare insieme una bellissima serata.
Detto questo, siamo giunti purtroppo al termine di questa primissima trasmissione, di questa prima puntata della seconda stagione On The Video 2.0. Abbiamo cambiato anche lo sfondo, per il meglio caso che magari non se ne sono accorti, ve lo dico io. È crema dall'alto, così almeno siamo uno dei pochi ad avere crema dall'alto con tanto il logo davanti, così giusto per. Ringraziamo il nostro ospite, il Tofa, grazie. Siete fantastici, vi amo già. Grazie. Tantissimo. Poi se durante l'anno vuoi tornare, noi siamo qua di aspettare. Che figato, ormai l'avete detto. Sì, sì, okay. Tranquillo. Poi se vuoi farci anche un altro freestyle quando torni, noi siamo più che soddisfatti, guarda. State giocando col fuoco. Lo so, ci piace però. Ok, detto questo, prima di salutarvi, la parola alla nostra Vale che vi ricorda come sempre i nostri appuntamenti. Giovedì canale 111 Lodi Crema TV, ore 20:30, venerdì alle ore 14, domenica alle ore 12:30 su Lombardia TV, canale 99 nella Lombardia e 172 nel Lazio. Io vi ricordo naturalmente la nostra pagina social On The Video, naturalmente anche il nostro canale YouTube On The Video Lombardia TV, e per chi ci vuole seguire in streaming basta che giri lombardiatv.com o Lodi Crema TV, e negli orari che la nostra Valentina ha appena detto e che sono appena passati sotto nel crawl potete naturalmente vedere la nostra puntata. Detto questo, è veramente tutto, io ringrazio la nostra regia che ha preso il contropiede, mi sa, benissimo. Ok, la nostra Vale, grazie Vale, grazie a te Claudio, e l'appuntamento con On The Video è a settimana prossima. Ciao, ciao belli. Il programma che aspetti, in cui ogni puntata ti sorprendi.